Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Andiamo a fare questa entrata un po' divertente. Allora, ovviamente sono Caterina che parla e Michela che si guarda bene in telecamera e si vede. Sì, volevo inquadrarlo un attimo, non si vuole fare inquadrare. No ragazzi, perché mi vedrete alla fine del video, sono scena, quindi almeno l'intro la voglio far vedere bello. Allora niente, ho truccato mia sorella oggi per voi e per divertirci un po' insieme, perché a me piace molto di più quando è naturale, è più luminosa, è più bella e anche più giovane secondo me quando si trucca così. E quindi niente, l'ho truccata io, ci facciamo due risate insieme. Non so se questo video lo divideremo o no, penso di sì, in due video separati, perché altrimenti più è giovane, come se poi quando mi trucco io sembro la nonna. No, perché si mette un sacco di roba in faccia. Io ho detto a gente, molti adulti, più crescano le donne, più tendono a coprirsi di fondotinta, di cose. Invece non è vero ragazzi, secondo me la pelle soprattutto deve essere lasciata respirare eccetera, magari a volte otteniamo l'effetto contrario aggiungendo, quindi a volte bisogna togliere per essere più luminose e fresche, avere una pelle più fresca. Ovviamente ci tengo a dire che io non è che mi trucco sempre come vi faccio vedere nei tutorial, che ovviamente sono dei trucchi pensati per una serata, sì, per un evento particolare, ma tutti i giorni, anche io si trucca così per esempio, mi trucco neanche più o meno così, però dico in generale quando lei mi vede serata, magari eccetera, che vado a ballare o vado a fare non so un aperitivo, esco il weekend, allora mi trucco un po', mi piace mettermi le lentine, le ciglia finte, il rossetto più forte, sperimentare con colori, magari una base un po' più pesante, molto duratura, più effetto porcellana, che poi tra l'altro pesante, io quando faccio la base uso a stento uno spruzzo di fondotinta, cioè chi magari come diciamo nel video usa 3-4 spruzzi di fondotinta, io ne uso uno per coprirmi tutta la faccia. Anche questa penso sia la bellezza del canale e un po' anche la diversità tra mia e sua, che ognuno ha la sua personalità e poi la esprime attraverso i tutorial che facciamo, perché altrimenti se facciamo entrambe le stesse cose, che sfizio c'è, vi scocciate anche a guardare. Quindi abbiamo comunque due stili diversi personali e ci mischiamo un po' entrambe nel canale. Perdonateci se facciamo questo video in due parti, però veramente, cioè, volevamo farlo corto, poi parlando una battuta, uno dice un parere, è venuto lunghissimo e quindi lo andiamo a spezzare, anche perché così vi intratteniamo. Mia sorella mi corregge la postura, che dice che devo stare diritta, invece sto così e quindi sembra una gobba. Vabbè, quindi stando diritte, impostate, volevo dirvi che spero che vi divertiate, che vi possa essere utile, e chiacchierate un po' con noi e vi mandiamo un bacio, speriamo che il trucco in generale vi piaccia. Ciao! Mia sorella da dietro le quinte vi saluta solo con la sua mano e la vedrete fantasticamente alla fine del video. Allora, partiamo subito con il primo step di sempre e io oggi vado ad utilizzare la Smashbox, il primer di Smashbox 24 ore photo finish. Questo qui, e Michela mi diceva ne basta pochissimo, perché davvero, a parte che ha una consistenza un bel po' pastosa, è vero Michela? Molto sì, densa. Molto densa, infatti fa fatica anche uscire dal tubetto, tipo dentifrice, invece per esempio quella di Puro Bio è molto leggera invece rispetto a questa, proprio una consistenza più acquosa. La vado a stendere su tutto l'occhio. L'occhio che vi farò vedere è quello suo di sinistra, il suo sinistro, perché vado meglio a truccarlo, quindi facendovelo vedere durante, diciamo, questa è una base neutra, che quindi mi dà solo un po' più di cremosità all'occhio per far sì che gli ombretti si attacchino bene. Adesso cosa vado a fare? Vado a prendere il correttore con un pennello a setola sintetica abbastanza morbido, che quindi non punge assolutamente. Vado a prendere un correttore aranciato, questo qui è della Makeup Forever ed è il numero 20, si chiama Creme Camouflage. Ne vado a prendere una piccolissima quantità, perché come vi dico sempre, il correttore aranciato, comunque questi correttori colorati che servono proprio per andare a fare delle correzioni specifiche, vanno utilizzati appunto solo per la parte che abbiamo da correggere. Quindi in questo caso mia sorella ha un'occhiaia un po' più accentuata, violacea, ai lati del naso come me, e poi ad esempio ha questa venuzza che si vede, non so se voi riuscite a vederla, ma ha una venuzza verde che si vede un po' di più. Non ci facciamo mancare niente. La vado leggermente a coprire. Poi in generale non ha grosse occhiaie colorate, è più la borsa che l'occhiaia, quindi non ho bisogno di metterci tantissimo. Mi piacciono le borse aranciate. Come fa?
Vado adesso con quello compatto, perché secondo me ha una maggiore coprenza. Io quelli compatti li utilizzo appunto per questo tipo di correzioni. Poi invece sotto proprio l'occhiaia, sotto l'occhio in generale, per illuminarla, comunque per neutralizzare tutto, ci vado con un correttore cremoso. Come sapete io utilizzo sempre quello di Nabla, miscelato magari con un po' di Bella Sveglia per renderlo più leggero. Vado adesso con il correttore di MAC. Questo è l'NC20 Studio Finish e questa è una bella colorazione. Quando ho deciso di passare al bio, praticamente ovviamente tutti questi prodotti che avevo comprato praticamente li avevo buttato soldi, perché ovviamente come sapete tutti i prodotti di MAC sono siliconici e company, e quindi dissi, vabbè, come tutti i prodotti delle grandi marche che hanno grandi performance, sì. E quindi dissi, oddio, adesso come faccio? Quindi l'avevo tolto da mezzo. Poi invece ho deciso di riprenderlo, perché ragazze, pure per le piccolezze, non lo so, certe volte ci sono quei brufoletti rossissimi che non si coprono con nulla, basta un pizzico di questo colore. Ecco, ad esempio mia sorella ha questa piccola macchietta rossa, ci vado un po' sopra a tamponare, poi dopo lo sfumo. E veramente ne basta pochissimo, perché è davvero troppo 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 pigmentato. Quindi per queste piccolezze appunto, secondo me è fantastico, perché come me ama prodotti biologici, non usa, insomma, non usa altri tipi di prodotti siliconici e così via. Comunque ve lo consiglio per questo genere di cose, perché è veramente miracoloso. Beh, uno è anche uno dei miei correttori preferiti, ve ne ho già parlato in vari video, mi vedete usarlo spesso. Lo usiamo spesso per il nostro kit, per le nostre clienti, ovviamente a seconda delle esigenze. Comunque, come spesso vi diciamo, i prodotti biologici, pur essendo ottimi, non hanno a volte alte performance. Quindi per le clienti usiamo comunque prodotti di marchi affermati come MAC, Estée Lauder, professionali di trucco. Allora, vado però, qui, giro prodotti... il pennino. No, però i prodotti biologici vanno comunque bene per il vostro trucco di tutti i giorni, o se avete una cliente con esigenze particolari. Vado a girare il pennello, questo è della palette Naked 2, e da questa parte è più morbido, è più da sfumatura, e vado a sfumare queste piccole correzioni che ho fatto. Chiudi. Adesso vado, invece di andare con un velo di cipria come faccio di solito, visto che devo ancora poi mettere il correttore sotto l'occhio, vado con un colore chiaro, neutro, su tutta la palpebra, quindi per opacizzarla e per dare una base per poi sfumare bene gli ombretti. Vado con questo pennello qui, molto carino e morbido, che mi ruberò, ed è della Bobbi Brown, fantastico, si chiama Eye Blender ed è bellissimo, davvero molto morbido. Prendo la mia palette, la NYX Ultimate Palette, questa qui che vi ho mostrato, che sta andando tantissimo ultimamente, secondo me la stanno mandando ai make up artist eccetera, perché la vedo dappertutto praticamente. E questa qui è il numero 03 Warm Neutrals, e prendo il primo colore, che è questo qui, diciamo un color burro, lo vado ad applicare su tutta la palpebra a mo' di cipria praticamente. Ok, adesso procedo con il primo colore. Allora, il trucco che ho deciso di realizzare, come vi ho detto nella intro, è un trucco dai colori ramati, comunque che virano nel rosso, perché mia sorella mi è venuta in mente l'altro giorno che la guardavo, dicevo che, no, scusate il mio carinissimo pigiama morbido, perché mia sorella ha questi capelli con le sfumature rosse praticamente, arancia, beh, poi dopo vedrete quando finirà il video praticamente, e quindi ho voluto riprendere quei colori, perché pensavo che trucco le posso fare, ho pensato di prendere questi meravigliosi colori caldi per fare appunto un trucco dai colori caldi, che lei non fa credo quasi mai, ed è molto bello, sta andando abbastanza. Mi sono resa conto che sto facendo spesso trucchi con il viola, dovrò cambiare. I caldi, secondo me, vediamo, secondo me ti sta anche molto bene. Poi ho deciso di utilizzare il numero 13 della Puro Bio, è uno dei nuovi colori ed è bellissimo, appunto un colore molto caldo. Per prima cosa procedo con un colore neutro per andare a definire leggermente la palpebra, cosa che faccio quasi sempre perché comunque mi dà più tridimensionalità, più profondità all'occhio. Vado ad utilizzare questo colore qui della palette appunto di NYX, e questo beigeolino, comunque un beige chiaro, abbastanza neutro. Questo qui è un po' rosato. Un caffè latte. Vado quindi ad applicare, chiudi, nella piega dell'occhio. Quindi il pennello che utilizzo è il 217 di MAC, che è anche uno dei pennelli preferiti di mia sorella. E vado leggermente solo, ecco qua, a dare questa piega più definita, ma molto molto naturale.
fatto questo, vado adesso a prendere un colore più scuro con un pennello più preciso, punta del genere, che è sempre di MAC, del 219, e vado con un colore più scuro soltanto nell'angolo esterno per definire appunto l'occhio. Allora, decido di prendere dei colori mescolati, mescolo un po' di colori, e vado a prendere appunto Fahrenheit di Nabla, però lo smorzo mescolandolo un po' con questo marrone, quindi lo spengo un po'. Comincio a dare definizione nell'angolo esterno dell'occhio. Intensifico con un colore un po' più scuro, di un tono un po' più scuro, ed è questo qui, sempre dalla palette di NYX. Posiziono il colore, quindi questo pennello è fantastico per posizionare il colore. E poi comincio a sfumare. Questo colore è molto pigmentato. Anche se non è molto morbido il pennello, no, mi dà un po' fastidio, punge un po'. Infatti sì, è duretto. Che poi ho gli occhi molto molto sensibili, quindi quando uso pennelli un po' più strani me ne accorgo subito. Questo non l'ho mai potuto tanto vedere perché punge un po', però. Per queste cose di definizione va bene. Vado poi quindi con il pennello da sfumatura e comincio a sfumare questi colori verso l'interno. Una cosa che mia sorella fa sempre è fare gli occhi prima e poi la base. Io invece faccio sempre il contrario, perché è come se non mi riuscissi a vedere bene finché non faccio la base. Invece lei fa il contrario, che è pure una cosa molto buona, perché tu ti fai gli occhi, poi quando si sporca con tutti i brillantini, i fallout dell'ombretto qui sotto, vai a pulire tutto e fai una base bella pulita. Io invece faccio il contrario, perché non mi riesco a vedere bene se non mi faccio proprio la base. Mi vedo brutta anche se faccio solo gli occhi prima. Devo iniziare a provare anche questo metodo, che uso spesso quando lavoro sulle clienti, però su di me non riesco a farlo. Vado adesso quindi a prendere il bellissimo colore di cui ho parlato, della Puro Bio, e lo vado a prendere con un pennello un po' più piatto. Vado con questo colore nell'ultimo terzo dell'occhio, quindi in questo modo, quindi unendomi alla sfumatura che ho fatto nell'ultima parte. Madonna, quanto è bello, secondo me, non so se c'è qualcuno a cui non doni questi colori, non donino questi colori caldi, sono stupendi. Adesso, per restare quindi su questo tema colori caldi, prendo il color caramello, quindi Caramel di Nabla, questo bellissimo marrone qui, e lo vado invece ad utilizzare nella restante parte della palpebra mobile, quindi in questa parte qui. Non andando troppo in alto, come ho fatto invece per quell'altro colore. Quindi in questo primo angolo interno. Vado a prendere un altro po' di Fahrenheit, questo rossastro qui, e un colore invece un po' più marrone, un marrone un po' più freddo, e utilizzo questo qui di Puro Bio, che è uno dei primi ombretti che è uscito. Quindi rimescolo tutte e due. E vado a definire maggiormente, prima era una sfumatura molto ampia e delicata, adesso vado a definire maggiormente la piega dell'occhio, che mia sorella ha un po' strano, perché praticamente c'ha la palpebra fissa, che è molto più tridimensionalmente più avanti della palpebra mobile, quindi la piega dell'occhio è un po' nascosta praticamente. Un mostro. Chiudi. Ok, quindi la vado a definire, praticamente la vado a tirare fuori la piega dell'occhio. Chiudi. Non so se avete visto ieri il programma selfie. A volte dico sempre, mo ci vado pure io, mi vado a rifare, sì. Mi vado a rifare le palpebre, il naso, le labbra. E mia sorella dice, perché non ti va a fare il cervello? Che mi dovrei rifare il cervello. Infatti, vi pare che uno si vuole rifare tutta sta roba? Tutta sta roba? Poco! Sì, poco. Per avere tutto della giusta dimensione. Beh, se domani mi cadranno le palpebre fino al naso che divento così, ovvio che mi vado a fare, no? Me le alzo, che faccio? Resto con le palpebre che non ci vedo. Aggiungo un altro po' di color caramel. Ragazzi, mia sorella è contro la chirurgia. Questa, vabbè, sarà un altro argomento di cui magari vi parleremo. No, non è che sono contro la chirurgia, cioè preferisco
la bellezza naturale, comunque soprattutto quando non ce n'è bisogno e quando sono solo sfizi e stupidaggini più per omologarsi alla gente, quindi soprattutto quando una ragazza, esempio mia sorella, cioè non è che ha bisogno di farsi qualcosa, di andarsi a rifare, sinceramente la vedo proprio una stupidaggine, perché ormai viene vista come una cosa di tutti i giorni rifarsi qualsiasi cosa. Io poi, invece non la penso così, nel senso, vabbè, vedete, anche qui si vede come siamo diverse, io e mia sorella, nel senso, io penso che ognuno è libero di fare quello che vuole del proprio corpo, però anche io ovviamente, se uno ha un bel seno, non ha un'esigenza particolare, cioè non vedo la necessità di rifarsi. Invece rifarsi di zigomi, le labbra è utile? No, le labbra io dico sempre che voglio invecchiare bene, nel senso che se un domani... Tu adesso stai parlando della vecchiaia, stavi parlando del rifarsi perché ti vuoi vedere le labbra più belle. No, per esempio io mi rifarei un po' le labbra su, intorno. No, mi piacerebbe le labbra un po' più gonfie, ma non i canotti così. Cioè, leggermente. Allora, ragazzi, io penso una cosa, ci sta che uno si voglia vedere a certe volte sogni, perché alla fine non siamo perfetti, quindi è ovvio che se vogliamo essere migliori, ci vogliamo vedere diversi, però il problema, appunto, la diversità sta nel fatto di essere intelligenti e ragionevoli, perché veramente oggi qualsiasi cosa c'è l'eccesso, cioè si rifanno le labbra, si rifanno il naso, che già, magari uno già è bella, una ragazza normale, non è che c'ha un naso di non so, di Dante, che dice vabbè, quella poverina, cioè c'hanno un naso normale, se non vanno a rifare minuscolo, c'hanno belle labbra normali, ma vieni, labbra carine. Cioè, sta parlando io con la no, ragazzi, della mia faccia far di vedere, culo. Non mi posso far vedere, perché a parte che sono raffreddata, sto malissimo. Ecco. Ma dopo ti farei vedere. Vabbè, un attimo dopo. E poi c'ho due fasce in testa, non si capisce niente. Quindi vabbè, quindi si vede la mia faccia di culo e lei che parla dietro. E quindi stavo a dire, non c'entra il fatto, dici, non giudicare. Ma io infatti sto giudicando nessuno, sto dicendo il mio pensiero che riguarda un... No, io penso che, cioè, appunto, il mio modo di vedere le cose. Non è che mi metto a giudicare, a meno che uno non è proprio ridicolo, che diventa una caricatura. Tipo, mo ci vuole quel programma selfie che non è che, cioè, che ci guardiamo, però... Magari girando in TV capita un attimo, c'è quella là, come si chiama quella tizia, manco so chi è, quella tutta rifatta, ridicola. La Bonas di avanti un altro che non so chi sia. Una ragazza che comunque sembrava, ho visto tipo prima o dopo, che lei era comunque carina prima, adesso sembra proprio una caricatura. Scusa se ti interrompo, intanto sto andando a prendere un pennello abbastanza morbido e ho preso qui i primi colori che ci sono sulla palette, se la vediamo così sono i primi, che sono chiari, e ho preso anche un po' di illuminante perché, visto che il trucco comunque è opaco, vado ad illuminare, a differenza delle altre volte, con qualcosa appunto di brillante, invece le altre volte vado sempre con un colore opaco a sottolineare la sopracciglia. Quindi vabbè, questi sono i nostri punti di vista sulla chirurgia. Ah, se vedi la buona sabù, quella poi, cioè, mamma mia, quanto è brutta. Ma perché è diventata finta? Ma ormai questo, cioè, non capisco, il giudico. Il fatto che l'essere uguali, omologate e finte, ma cosa c'è di bello? Cioè, la bellezza, non voglio fare sempre la filosofa, però la bellezza è anche e soprattutto la diversità e l'essere speciale, avere qualcosa di imperfetto, non lo so, io la penso così, un po'. No, ma infatti io non mi omologherei, vorrei fare qualcosa, tipo magari invecchiando, che mi faccia stare comunque bene, non è che mi vada a stravolgere tutta la faccia. Allora, io vado leggermente a definire la rima ciliare superiore e poi vado anche un po' sotto. Chiudi l'occhio, mo mi cieca. Chiudi. Chiudi bene. Bene così o così? Ma sì, lo vado a fare anche sotto un po', a bordare l'occhio, perché... Tra l'altro, come sapete, colori rossi, eccetera, che tendono al rosso e così via, dovete sempre abbinarli a una matita, a qualcosa che definisca bene l'occhio, di un po' più scuro, perché sennò esce il rosso dai vostri occhi, sembrate dei vampiri praticamente. Quindi andiamo a definire anche un po' sotto. Magari così incontriamo demon per strada. Ragazzi, stavamo pensando, a volte propongo anche io di fare una rubrica, visto che a noi piace molto, a me particolarmente sono una tipo series addicted, cioè che mi piacciono tanto le serie americane, sono un po' fissata, e mia sorella in generale piace molto il cinema, anche a me, pensavamo di fare una rubrica per quanto riguarda appunto serie TV, cinema, per commentare con voi, consigliarvi delle cose che ci sono piaciute, che non ci sono piaciute, tipo come fanno altri youtuber che parlano, non so, dei libri, della musica. Cosa ne pensate? Vi potrebbe piacere come idea? Guarda su.